è la RAI. Allora, questi prendono un miliardo di euro e chiedono sacrifici a noi. Poi vanno sui palazzi, vanno sui tetti, quando li abbiamo visti, solidarietà per i cassaintegrati, gli operai, gli studenti, i ricercatori sui tetti, andavano su, li abbracciavano, con quelle facce da italiani in gita, andavano lì ad abbracciarli, erano solidari, hai capito? E non c'è stato un Parlamento, un parlamentare in Parlamento che si sia alzato e abbia detto: bene, quest'anno il mio partito rinuncia ai rimborsi elettorali perché li diamo in beneficenza ai cassaintegrati, agli studenti e ai ricercatori. Non ce n'è stato uno. Ci prendono per il culo con i referendum. Li abbiamo disaccorpati dalle elezioni, li abbiamo portati a metà giugno sapendo benissimo che con un quorum del 50% 25 milioni di italiani, se non avessero questi mezzi di comunicazione, non ci andranno mai a votare a metà giugno su dei referendum se non c'è il nucleare. Lo sanno, si potevano accorpare il referendum ed elezioni. Ecco, l'hanno votato e per un voto non è passato, risparmiavamo anche 400 milioni, ma c'era il pericolo che passassero il referendum sull'acqua pubblica, sul nucleare e sul legittimo impedimento. Allora l'hanno spostato di là, è stato votato e per un voto non è passato, un voto! Eppure 10 del PD non sono andati a votare e 2 dell'Italia dei Valori non sono andati a votare. E allora e uno era Fassino perché era qui al centenario, 150enario. Signori, basta, questo è il passato, non mi interessa parlare di uno che ha 2 globuli, che viene qua a proporsi come il nuovo, che è 35 anni che dice le stesse cose. Noi abbiamo delle idee, le nostre 5 stelle sull'acqua pubblica, sulla mobilità. L'ingegner Palazzetti era uno della vostra Fiat, ha già fatto delle cose meravigliose. Può elettrificare il traffico con una specie di pezzettino di plastica dove ci passa un cavo della corrente, non devi spaccare il territorio, la strada, lo appoggi. Già i tassi che sono ibridi possono avere un sensore sotto, attaccarsi al cavo, attaccarsi a questa striscia. Sposti la striscia, sposti i mezzi pubblici, non c'è da fare scavi, non costano niente. E questo è un vostro ingegnere. L'efficienza energetica dei vostri edifici, degli edifici pubblici, consumano gasolio, sprecano il 50% del riscaldamento, non sanno come fare le case, non sanno che c'è una bioedilizia, c'è le pompe di calore, c'è il geotermico, ci sono i pannelli fotovoltaici da mettere sugli edifici pubblici, non sanno come ci si muove. Non sanno che cos'è un flusso di un traffico. Provate ad andare a quelli che sono in coda in macchina a dire: scusi, lei dove sta andando? Non lo sa. E che cazzo ne so, devo andare lì, prendere un documento, portarlo là. Perché la maggior parte di viaggi sono brevi, intensi, per fare cazzate che potresti fare a casa se avessi una linea veloce col computer e un servizio normale, intelligente col tuo comune. Noi parliamo di wifi libero e gratuito nelle piazze comunali, dove un ragazzo può andare a lavorare in un parco, non spostarsi con la macchina e andare in un ufficio a 50 chilometri. Noi parliamo dell'acqua pubblica, del circuito dell'acqua nell'agricoltura, nei palazzi, il recupero dell'acqua piovana che va nella lavatrice, la lavatrice va nel gabinetto scarichi la tua merdina con acqua piovana della lavatrice. Parliamo di cose che abbiamo già fatto, la raccolta differenziata, che non va niente in discarica, niente in inceneritore, perché il sistema Fedelago ricicla il 95% dei nostri rifiuti dando lavoro e facendo guadagnare tutti. L'abbiamo già applicato e si sta applicando in tanti paesi, compreso Treviso. Noi siamo quello che diciamo, siamo qui, siamo cittadini come voi e non fatemi incazzare. Non fatemi incazzare, perché uno mi ha fermato lì, mi ha detto: vai Grillo, vai, fagli un culo così, faglielo vedere, dai! E ci ho detto: tu, io aspetto un po' a vedere come si mettono le cose.
Ecco, voi siete quelli che state aspettando da 40 anni che qualcuno venga a cambiarvi la vita. Non c'è nessuno che ve la cambia. Dovete rischiare qualcosa di personale. Questi sono, siete voi, questi qui siete voi. Un po' del vostro tempo. Andate alle riunioni condominiali di Borgata, di Rione. Siete voi che dovete decidere come muoversi nel vostro Rione. Siete voi che ci abitate. La democrazia si rovescia dal basso. Noi facciamo i progetti, noi facciamo i referendum propositivi senza quorum. La metà più uno e si approva. Noi facciamo i progetti, li portiamo in comune e loro che sono i nostri dipendenti eseguono. Noi dobbiamo diventare lo Stato. Nei comuni, nelle regioni e un Parlamento. Io grido. Non voglio parlare più. Questo è un... Ora, se voi vi girate, guardate quanti siete. C'è qualcosa... La campana. La campana è un augurio. Tanto tocchiamoci i coglioni lo stesso, che non si sa. Però qualcosa sta cambiando. Ma qualcosa dovete deciderlo anche voi, giocarvi qualcosa. Tengo famiglia, tengo il mutuo, tengo il lavoro. Non funziona più. Io chi me lo fa fare venire qua? Sono in un camper, faccio 4 comizi, lo vedete come sono ridotto, 4 comizi al giorno. Chi me l'ha fatto fare? Me lo dice anche mia moglie tutti i giorni e mi guarda in un modo strano, i miei figli mi prendono per il culo. Papino non guadagni niente, per una famiglia genovese è un delitto immenso. Io ho detto, eh sì, ma ci rifaremo in futuro, fai presto Papino. Chi me l'ha fatto fare? Me l'ha fatto fare per il fatto che ho 6 figli, che non voglio che mi sputino in faccia fra 20 anni perché avranno avuto un papà che non ha fatto un cazzo.